Sera, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento qui alle Ali del Bruco. Questa sera anticipo subito una novità. Potrete seguire questa fantastica diretta sia qua naturalmente alle Ali del Bruco ma anche sul mio canale YouTube. Quindi doppia diretta per non perderci neanche un minuto di questa serata. Questa sera è una super puntata perché parliamo di un ambito di un settore, di una disciplina di studio molto molto chiacchierata e non totalmente riconosciuta dall'accademia, possiamo dire così, poi l'ospite di stasera ce lo spiegherà meglio, che è l'archeoastronomia. Il libro di riferimento è Cieli perduti, il professor Guido Cossard l'ha scritto per la UTET e parla proprio le stelle dei popoli antichi. Eh, noi spesso nelle nostre dirette, eh, anche con autori e autrici precedenti, abbiamo invocato questa disciplina in qualche modo. È sempre stata tra noi, cioè la famosa corrispondenza tra ciò che c'è nel cielo con quello che c'è nella terra. Una corrispondenza che era molto sentita dalle popolazioni antiche. Infatti, prima di chiamare il nostro ospite, volevo ricordare la famosissima legge eh, di, della corrispondenza di... Ermete Trismegisto. La volevo leggere perché così eh, entriamo subito nell'atmosfera. Come sopra, così sotto. Come sotto, così sopra. Come dentro, così fuori. Come fuori, così dentro. Come nel grande, così nel piccolo. Benvenuto a Guido Cossarda. Buonasera. Grazie, buonasera, buonasera a tutti, grazie. Buonasera, buonasera Guido, grazie per aver accettato il nostro invito e di essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Sì, guarda, è davvero davvero interessante la puntata di stasera perché in qualche modo diamo no, più concretezza al, eh, a un argomento che è sempre un po' da sottofondo alle dirette che io, e Francesco, facciamo insieme con alcuni dei nostri ospiti. Ma non abbiamo mai incontrato, diciamo così. Un esperto così ehm, importante dell'archeastronomia. Quindi sono felicissima di parlare stasera con te perché sono convinta che andremo ad analizzare anche dei dettagli che non abbiamo mai fatto prima. Grazie per far vedere, che stai facendo vedere il mio canale YouTube. Da adesso in poi speriamo se va tutto bene insomma, di riuscire a fare questa doppia diretta. Così... Iscrivetevi sul canale di Elisabetta e cancellatevi dalle ali del Bruco subito. Immediatamente. No, 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 <ride> no, no, no. <ride> assolutamente. Tutti <contributi. ride> andiamo, andiamo tutti sul canale di Elisabetta. Grazie, grazie. Ehm, part io parto subito con ehm, la prima domanda perché? Perché Mh, proprio perché l'argomento è particolarmente eh, mh, ostico da un certo punto di mm. vista, eh, ho pensato che sarebbe interessante se eh, il professor Guido Cossarda ci spiegasse che cos'è esattamente questa disciplina, cioè che cos'è l'archeoastronomia, come la possiamo collocare. L'archeoastronomia è una disciplina relativamente recente che studia quelle che sono le conoscenze di astronomia delle popolazioni antiche e tutte quelle che erano anche le connessioni con quella che era la vita sociale e religiosa del periodo, perché in realtà queste cose erano strettamente legate, non c'erano quelle distinzioni un po' artificiose che abbiamo posto noi oggi, e l'astronomia faceva da filo conduttore a quello che era il, il sapere. Eh, è vero, qualche volta la gente dice sì, ma perché dovevano osservare il cielo? Eh, in realtà la domanda sarebbe da capovolgere: perché non dovevano farlo? Allora, noi quando pensiamo all'uomo della preistoria generalmente commettiamo due grosse ingiustizie nei suoi confronti. La prima ingiustizia è quella di sottolineare. Valutare enormemente la sua capacità di ragionamento. Dal punto di vista biologico, l'uomo della preistoria non era così diverso da noi. Sicuramente aveva meno conoscenze, meno nozioni, meno esperienza, ma un conto è avere delle conoscenze inferiori, un altro è ragionare in modo diverso. Dal punto di vista della curiosità intellettuale di fronte al fenomeno, sostanzialmente doveva essere come noi. L'altra grande ingiustizia che commettiamo nei suoi confronti è quella di sottovalutare completamente la sua integrazione nella natura. Per noi osservare il cielo è un fatto deliberato. Noi abbiamo sempre qualcosa sulla testa: un soffitto, il tettuccio dell'automobile, dove non ci sono barriere fisiche, c'è l'inquinamento luminoso che ormai sta raggiungendo dei livelli assolutamente insostenibili. Oltre allo spreco, che poi insomma, quando si parla di risparmio energetico si pensano a tante altre cose, e qui a volte più della metà della luce prodotta va sparata verso il cielo, quindi. Ma di fatto per osservare il cielo noi dobbiamo recarci in un luogo buio, un luogo in cui abbiamo il cielo a disposizione. Nell'antichità non era così, il cielo era l'abituale soffitto di tutte le notti. Gli uomini facevano spesso degli spostamenti notturni, dormivano magari alla ghiaccio e quindi osservare il cielo era perfettamente naturale. Allora, se uno incomincia a ragionare da questo punto di vista, incomincia a vedere l'uomo della preistoria con degli occhi diversi, si rende conto che il fatto che osservasse il cielo era perfettamente naturale. E poi c'è un momento ben specifico nella storia dell'uomo nel quale l'astronomia assume un'importanza fondamentale. Noi siamo abituati a pensare al passaggio fra paleolitico e neolitico come a un momento in cui c'è un'innovazione tecnica, la pietra da scheggiata diventa levigata e quindi gli attrezzi sono migliori, più efficaci, che è vero, che è perfettamente vero, ma in realtà... Il vero passaggio, il vero salto che c'è tra paleolitico e neolitico è una rivoluzione di carattere economico. Si passa da un'economia di sussistenza, se trovo, se raccolgo, se caccio, mangio e se no, no, a un'economia di produzione attraverso l'introduzione dell'agricoltura. E quindi l'agricoltura è fondamentale, fa fare dei passi avanti da gigante all'uomo, comporta tutta una serie di vantaggi, una dieta migliore, la possibilità soprattutto di avere degli insediamenti fissi, che sono piccole capanne, che poi però diventano eh, case più solide, diventano un impianto urbano, ma la necessità di avere l'insediamento fisso è legata al fatto di poter fare, condurre una vita di tipo stanziale. Consente la specializzazione del lavoro, un gruppo di agricoltori mantiene un gruppo molto più vasto: allora ci sarà quello che farà il vasaio, quello che farà i mattoni, quello che produrrà le armi, quello che farà il sacerdote, quello che farà, perché no, l'astronomo. E quindi l'agricoltura consente una grande quantità di vantaggi, ma pone un grosso problema che è il calendario, cioè quando effettuo le principali opere agricole e chissà quanti tentativi di osservazione nei confronti della natura avrà fatto l'uomo, avrà osservato la muta, il letargo, il livello delle acque, delle nevi, avrà osservato la caduta delle foglie, cioè tutta una serie di fenomeni che ci confermano l'esistenza di un ciclo diviso in quattro periodi, ma che non sono sufficienti per dirci quanto durano, cioè passare dall'aspetto qualitativo a quello quantitativo è sempre evidentemente più complicato e quindi l'uomo avrà fatto tanti tentativi, ma io non posso dire oggi sono cadute le foglie, adesso conto quanti giorni ci sono per la successiva. Per cui il dato non era, non era disponibile semplicemente osservando la natura diurna. Per fortuna viene in aiuto del, dell'uomo il cielo e se nella natura diurna non c'è possibilità di determinare le stagioni con precisione, invece il cielo ci consente di farlo con grande precisione. E ci sono diversi metodi per eh, stabilire il calendario osservando il cielo. Eh, sostanzialmente i principali sono l'osservazione del Sole, l'osservazione delle stelle, l'osservazione della Luna. Sono in ordine di difficoltà crescente, è molto più semplice, più spontaneo, più immediato osservare la posizione del Sole, medio il discorso di andare a determinare le stelle che sorgono. Di solito lo, faccio, lo osservavano poco prima dell'alba in modo da avere un momento preciso tutti i giorni, e la luna ha dei moti complicatissimi che solo in un secondo tempo riescono ad essere determinati da, dall'uomo. E quindi, sotto questo aspetto, è chiaro che in, nel momento in cui si ha l'introduzione. Dell'agricoltura è fondamentale osservare il cielo in funzione di quella che non è semplicemente una curiosità intellettuale, ma è un dato che serve per avere un tenore di vita superiore. E quindi osservavano assolutamente il cielo. Io credo che, forse, se possiamo partire con la prima immagine. È più, facile, è più facile capire, cioè come, come faceva l'uomo a, a, a osservare il cielo e da lì determinare quelli che erano i momenti principali dell'anno. Allora, noi tutti sappiamo benissimo che il Sole descrive degli archi molto diversi. Descrive degli archi molto più bassi nel periodo invernale, molto più alti nel periodo estivo e, e quindi questo già ci può consentire di, di determinare le stagioni. Però non è facilissimo determinare l'altezza del Sole sull'orizzonte, soprattutto nel periodo del, del Neolitico. È molto più facile guardare il punto in cui sorge o in cui tramonta il Sole. Allora, se noi ci mettiamo nei panni di un osservatore della preistoria e immaginiamo che osservi per esempio da, da, da quella pietra che c'è nel centro della diapositiva, solo per avere un punto di riferimento fisso, cosa osserverà? Che un giorno il Sole sorge molto... Sulla sua destra noi diremo verso eh, sud-est, ma per lui è chiaro che non esistevano i punti e quindi lui dirà sulla destra vedo sorgere il sole, ma in corrispondenza di quel punto capita tutta una serie di cose. Il sole descrive un arco molto basso, fa molto freddo, le piante non fruttificano, gli animali sono nelle loro tane, il giorno, il D, inteso come numero di ore di luce, dura molto meno della notte. E quindi è chiaro che si osservava. Il giorno dopo il Sole sorge un po' più a sinistra per ragionare come un uomo del Neolitico e si sposta giorno dopo giorno. Quando sorge perfettamente a est è perché ci troviamo nei giorni degli equinozi: quindi, questo è l'equinozio di primavera. Continua a sorgere sempre più a sinistra, raggiunge un altro estremo dall'altra parte. E qui capita tutto il contrario, il giorno come lui, inteso come luce dura molto di più, le piante fruttificano, fa molto caldo e quindi non poteva non osservarlo. Poi non sa assolutamente perché non ha un modello, ma l'osservazione perfettamente alla sua portata. Il punto di levata del sole inverte il moto, invece di spostarsi da destra a sinistra, improvvisamente incomincia a spostarsi da sinistra a destra e poi ripassa all'equinozio d'autunno verso est e poi, quando raggiunge di nuovo il punto alla sua estrema destra. Ci troviamo di nuovo nel solstizio d'inverno e quindi è passato un anno, per cui basta contare il numero di giorni perché il sole sorge in due posizioni estreme o in due posizioni qualsiasi, ma quelle estreme sono più facili da osservare, che immediatamente l'uomo riesce a determinare la durata dell'anno. Con che approssimazione? Allora solstizio si chiama proprio così perché il sole sembra sorgere in quei punti per alcuni giorni di fila, quindi potrà sbagliare di un paio di giorni da una parte, un paio di giorni dall'altra, 4-5 giorni. Tutti i calendari storici antichi sono di 360 giorni, perché i 5 insomma, è, una, è per così dire una perf un perfezionamento che arriva dopo, però è più che sufficiente per andare a stabilire la durata delle stagioni, per determinare il periodo in cui effettuare le principali opere agricole e quindi è chiaro che questo metodo viene seguito. Tre pali sono più che sufficienti, quindi per dirmi quanto dura l'anno, in che periodo dell'anno mi trovo, e poi se serve un'approssimazione migliore basta metterne altri. E' certo che dei pali che mi danno questo tenore di vita che mi dicono quando effettuare le principali opere agricole, eh beh, sono molto importanti, per cui successivamente diventano dei menhir, quindi dei, delle pietre rette, diventano dei dolmen, quegli scatolotti di pietra che però erano orientati, oppure dei grandi templi, evidentemente dipende dalla popolazione, dalla civiltà, dal periodo in cui ci si trova, ma il principio è sempre quello, ci sono dei punti sull'orizzonte importanti, studiarli è da un lato culturalmente avanzato, dall'altro estremamente pratico nella vita comune, nella vita di tutti i giorni, e poi gli astri che mi consentono di vivere bene, che mi danno tutte queste, 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 queste facilitazioni nella mia vita, diventano divinità. E quindi agricoltura, astronomia e religione nell'antichità sono una sola cosa. Certo, certo. Eh sì. Diciamo che possiamo eh, dire che in qualche modo... È molto interessante, è eh, vero? E possiamo dire che in qualche modo cioè, l'osservazione diventa è sempre più strutturata, l'osservazione diventa sempre più sofisticata e si aggiungono anche dei simboli, no? gli, gli, gli si vengono, vengono dati anche dei significati più, più profondi a questa osservazione. Quindi si mette insieme praticamente la parte pratica con la parte simbolica. Certamente, noi dobbiamo eh, immaginare questi gruppi ancora non molto strutturati, nei quali però a un certo punto c'è qualcuno che ha capito come funziona il meccanismo e, mm. e, e quindi è, è per così dire quello che noi oggi diremmo detiene il potere nell'ambito del gruppo e questo suo potere, questa sua posizione carismatica, questa posizione privilegiata dipende dalle sue conoscenze, quindi eh, avrà sempre maggiore interesse a cercare di accrescerle e poi tenderà un pochino a non condividerle troppo con gli altri perché è la fonte del proprio privilegio per cui incominciano a crearsi delle vere e proprie caste queste caste hanno interesse a studiare sempre di più e soprattutto legandole con il discorso appunto di carattere religioso queste caste diventano spesso sacerdotali per cui la figura del sacerdote del sapiente del, di quello che era il medico in un certo senso e, e dell'astronomo confluiscono e addirittura noi abbiamo degli esempi molto vicini storicamente, anche geograficamente a noi, che sono i druidi. I Celti ancora in periodi storici avevano questa figura che era di fatto un sacerdote, un sacerdote astronomo. E poi ci sono tante altre eh, motivazioni che spingono a osservare il cielo, magari se possiamo vedere la seconda immagine, eh, il cielo da spettacolo e, e, e in qualche modo crea persino paura, questa è un'immagine di un'eclisse di sole, qui siamo nella fase parziale, ma poi dopo è diventata totale e chi ha avuto la fortuna di vedere un'eclisse di sole sa che... È terrificante, cioè fa, fa impressione a noi che sappiamo che cos'è figuriamoci allora, anche perché la luna copre il disco solare ma non la parte più esterna del sole che è la corona e quindi la corona continua a mandare luce sembra muoversi, sembra quasi una cosa viva, sembra pulsare, cioè è impressionante anche per chi effettivamente sa che cos'è cos e quindi questo di nuovo era un altro argomento, un altro aspetto che faceva sì che ci fosse sempre più interesse nei confronti del cielo oppure possiamo vedere nella trele una cometa. Le comete anche sono terrificanti perché a differenza dei pianeti che si muovono nella fascia dello zodiaco, possono apparire in qualsiasi parte del cielo e sono, sono sì, a volte periodiche, ma è chiaro che in quel periodo non erano in grado di capire che erano corpi che ritornavano, per cui vedevano comparire queste cose e non erano in grado di interpretarle. Uscivano da quelli che erano gli schemi per quanto primitivi che si erano dati, per cui le comete erano, erano terrificanti. Questa è la HBO. Nel 1997 ha riempito i nostri, i nostri cieli. E, e, e certo che eh, non tutti gli anni ci sono delle comete visibili a occhio nudo e, soprattutto, è, è più raro vederle belle, grosse così. però quando ci sono, sono effettivamente oggetti che fanno, che fanno impressione. Eh. E così, così come possiamo vedere nella 4, un alone solare. Eh, perché la, il, il cielo per loro era tutto, non, non facevano la distinzione che facciamo noi oggi fra un cielo meteorologico e quello che invece era un cosmo, un cielo eh, diciamo al di fuori della terra, dell'atmosfera. E quindi tutto ciò che era dal suolo in su era cielo. Questi sono fenomeni di rifrazione dovuti a, sostanzialmente a cristallini di ghiaccio che si formano in alta quota, eh, essendo più pesanti, scendono, si allineano. E quindi fanno in modo che il sole produca degli effetti stranissimi, uno dei quali appunto è, è l'alone solare. Nell'antichità ci sono parecchi testi che parlano dell'alone solare, come dei pareli, se possiamo vedere la prossima, la 5, eh, qua vediamo un, eh, che c'è un alone solare, ma poi poco sopra, questo è sull'arco di Augusto, siamo, siamo ad Aosta, poco sopra la, la bandierina ci più a destra dell'arco, Esatto, esatto, i cani solari, eh, che sono chiamati così proprio perché i Daxan, perché seguono il sole e, e, e nell'antichità non sapevano bene che cosa fossero. Allora, quando noi troviamo dei testi antichi che scrivono delle cose che ci possono in un primo tempo sembrare strane, eh, in realtà spesso hanno una spiegazione di carattere scientifico. Cioè, mh, Giulio Sequente, per esempio, è un autore tardo latino. Che scrive sui fenomeni, probabilmente ne avete già anche parlato, sui fenomeni accaduti nella città di Roma e nei dintorni, e lui spesso dice quel giorno a Roma sono apparsi due soli, tre soli, e uno pensa: ma sì, ma insomma sono storie che raccontavano. Eh no, no, invece c'erano, è solo che non sapevano come, come interpretarli. Esatto. Poi, naturalmente, sì, sì. ci sono tantissimi altri fenomeni, dall'eclisse di Luna, alle occultazioni, quando la Luna passa sopra, prospetticamente, naturalmente a un pianeta, eh, le congiunzioni tra pianeti, cioè ci sono tantissime le stelle cadenti, che in realtà sono meteoriti in questi giorni, poi abbiamo avuto anche alcune, eh, alcune meteoriti ritrovate, rinvenute Mem sul terreno. Meno di un anno fa mi pare che abbiamo assistito alla congiunzione di Saturno e Giove, no? È stato pure sì, sì sono delle cose spettacolari che anche visibili a occhio nudo. E poi teniamo sempre conto che noi abbiamo comunque un cielo, anche quando ci rechiamo in zone che a noi sembrano buie per osservare, ma in realtà non hanno il fondo cielo che c'era una volta. E, e quindi quando adesso in questo periodo, per esempio, Venere e Giove si stanno avvicinando, per cui basta guardare appena è buio verso ovest e uno vede questi due astri che diventeranno sempre più vicini e quindi nel giro di una ventina di giorni avremo delle, delle situazioni spettacolari ma sono, sono veramente molto luminosi e uno a volte non se lo, non se lo aspetta sì. assolutamente bellissimo bellissimo, bellissimo. tra l'altro nel libro <ride> eh, nel libro oltre a fare questa introduzione e a raccontare diciamo del Neolitico e eh, crei proprio una sorta di viaggio, cioè l'indice è molto interessante perché crei un viaggio in tutte quelle popolazioni antiche che eh, molte le conosciamo proprio per questa, per questa loro caratteristica di riprodurre sulla terra ciò che vedevano nel cielo, ma altre sono un po' meno conosciute. Tra l'altro, stasera, adesso magari più tardi, parleremo anche dell'Italia, perché mm -hmm. eh, non se ne parla, almeno io non ho mai avuto modo di parlarne. Ma ci sono dei siti anche qua, e ehm, Guido Cossard ne parla proprio nel libro. Quindi, ne, insomma, dopo, dopo sonderemo anche questo, questo territorio, il nostro territorio. Però, certo. Insomma, la parte, la parte mh, che, più, che meglio conosciamo e più viene citata è, tra le tante, vabbè, però è l'Inghilterra, no? Possiamo dirlo? Sì, che... assolutamente sì, Inghilterra... assolutamente sì. E, e... E, ed è necessario spiegare anche questa parte, perché la prima è teorica, nel senso che uno dice, va bene, è tutto logico quello che uno dice, quello che uno scrive, quello che uno legge, ma la dimostrazione è la dimostrazione sono proprio tutti questi templi orientati. E... e... In Inghilterra soprattutto il sito di Stonehenge, che è quello dell'immagine 6, è forse dal punto di vista della ricerca archeostronomica il più importante perché è stato il primo a essere studiato in modo sistematico. Eh, negli anni 60 poi Hawking ha introdotto il computer che allora era una cosa ancora a disposizione veramente di pochi e ha fatto tutto il calcolo astronomico con il computer e quindi è riuscito a ottenere una precisione che prima assolutamente nessuno poteva sognarsi. Stonehenge ha tutta una serie di orientamenti astronomici estremamente interessanti. Il più importante è quello che va dal centro del monumento a una pietra esterna chiamata la Hillstone, la pietra del calcagno, che segna il punto dell'orizzonte nel quale sorgeva il sole nel giorno del sostizio d'estate. Tra l'altro, è da notare che è un'osservazione che avevano già fatto. Nel 1700, a metà del 1700, il reverendo Stackley scrive che l'asse del monumento era diretto, lui non parlava di sostizio, ma diceva nel punto in cui sorgeva il sole quando il giorno è il più lungo dell'anno. Per cui comunque era un'osservazione che era, era già nota da, da secoli. È chiaro, non dimostrata, non calcolata con così precisione, non corretta per quelli che sono i moti della Terra, eh. però di fatto l'osservazione c'era già stata. Stonehenge è sensazionale ha tutta una serie di orientamenti anche sui punti estremi in cui sorge la Luna che sono molto più difficili da determinare però anche questo è molto importante Stone ha una serie di buche che qualcuno dice che poteva essere una sorta di simulatore per prevedere le eclissi. Va detto che non tutti sono d'accordo su questo aspetto, mentre nessuno nega l'orientamento sul sostizio d'estate, cioè basta andare lì e guardare e, e poi eventualmente uno fa il calcolo di quelle piccole differenze che ci possono essere. Ma ecco, questo nessuno lo mette in dubbio. Invece il fatto che potesse essere già un, uh, un Simulatore, un, un modello per ricreare e prevedere le date dell'eclissi. Su questo c'è eh, ancora un dibattito aperto. Però questo non toglie nulla all'importanza del monumento e dal punto di vista archeostronomico e dal punto di vista storico, proprio perché è stato uno dei primi a essere, a essere studiato. Ecco, invece eh, un altro sito molto importante che è meno noto, ma che è forse è ancora più importante, è quello di Newgrange, nell'immagine. Sette, vediamo questo tumulo grandioso, è una cosa straordinaria, il cerchio di pietre che vediamo lì ha un, un diametro di più di 100 metri, il tumulo è enorme e ha eh, un ingresso che si intravede nel centro della diapositiva con una pietra piatta davanti con tutta una serie di, di spirali, Io ho fatto tutto un lavoro per dimostrare che le spirali rappresentano il moto del Sole nel cielo e tutto questo è l'ingresso di un dolmen che va per 27 metri all'interno di quel tumulo di pietre. E è tutto perfettamente orientato sul solstizio d'inverno. Quindi, quando il sole sorge nel giorno del solstizio d'inverno, i raggi del sole penetrano attraverso l'ingresso, attraverso un'apertura che c'è sopra l'ingresso, e vanno fino in fondo al dolmen. Ma questo capita solo nel giorno del solstizio d'inverno. Vanno a, tra l'altro a colpire una triplice spirale incisa, che è molto simile alla trischel dei, dei Celti, che sono. Di millenni successivi, ma eh, nulla vieta che ci siano stati delle, eh, dei simboli, che ci siano state delle situazioni che in qualche modo si sono tramandate e quindi che ci sia un filo conduttore non della stessa popolazione, non diretto, ma mediato attraverso altri popoli che è giunto fino a tempi così più vicini a noi. New Grange è veramente un capolavoro. Ci sono altri tumuli in zona, anche questi sono tutti orientati. Ci sono delle pietre incise che rappresentano una un calendario lunare, un'altra una meridiana. Quindi è una struttura, eh, dal punto di vista scientifico, forse persino eh, più importante di Stonehenge. Poi Stonehenge è, è molto più bello, è molto più impattante: è, in una, è in una piana, quindi si erge, dà, dà più l'impressione, come sensazione, forse più forte. Ma New Grange è una struttura veramente, veramente importante. E quello che è veramente incredibile è che c'è un altro tumulo eh, molto simile, che poi vedremo, ma dobbiamo fare un salto e spostarci in Bretagna. In Bretagna c'è una quantità eh, incredibile di monumenti di sì. menhir allineati, sono migliaia e migliaia, e eh, sono tre gli allineamenti principali: Le Menec, eh, Kermario, Le Magnot. Però forse all'origine era un allineamento unico, tra gli uni e gli altri ci sono dei cromlech, cioè dei cerchi di pietra sempre fatti con i menhir, con degli orientamenti astronomici estremamente evidenti e insomma una costruzione di questo tipo richiedeva una, una fatica ai limiti delle possibilità dell'uomo del periodo e quindi è chiaro che doveva avere una motivazione molto forte, cioè non, 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 non si mettevano a tirare su delle pietre di queste dimensioni in questo modo e sempre in Bretagna c'è il tumulo di Gavrinis. Ora questo tumulo è impressionante per tutta una serie di motivi. Allora, innanzitutto è tutto decorato l'interno, è un campionario di arte preistorica. È qualcosa di incredibile, ci sono simboli, vediamo per esempio il simbolo del serpente, ci sono delle simboli di asce, mani, piedi, simbolo che i francesi lo chiamano la cross, una specie di urovesciato e quindi ci sono le spirali come come Newgrange. Ma la cosa incredibile è che tutto questo lavoro è stato fatto per essere osservato fino in fondo solo un giorno all'anno, perché anche questo è orientato sul sostizio d'inverno. Quindi solo nel giorno d'inverno i raggi del sole riescono ad arrivare fino in fondo al Tolmen. Questo è un po' più piccolo, sono un po' più di 20 metri, ma sembra, eh, sembra quasi la riproduzione in scala leggermente minore di Newgrange. E data la distanza non è tanto e anche una differenza di tempo, il Grange è molto più antico, è difficile pensare che veramente ci sia stato un contatto diretto, però invece è più facile pensare che le stesse esigenze, le stesse tecniche, la stessa necessità di andare da un lato a determinare perfettamente il periodo del sostizio d'inverno. Tra l'altro, di celebrare il sole del Sustizio d'inverno, cioè eh, tutti questi, questi siti archeologici sono contemporaneamente eh, degli osservatori astronomici, ma anche dei luoghi di culto, dei templi. E quindi questo è un tempio dedicato al Sustizio d'inverno, è veramente, è veramente impressionante, uno dei, dei più belli. E, e quindi. Volevo... Volevo chiederti una cosa, eh, perché mi è venuto in mente, a tempo fa abbiamo avuto un ospite eh, che si chiama Filippo Bardotti, che lui ci ha raccontato, abbiamo parlato del sito di Gobekli Tepe, anche questo insomma molto discusso, molto famoso e eh, Tra le varie teorie eh, di cui eh, potrebbe essere, il mot la motivazione con cui è stato costruito, per cui è stato costruito questo sito, potrebbe essere come testimonianza di un fatto, di un evento eh, importante per quel periodo, per quella società, per quella comunità. Eh, e in qualche modo la riproduzione di questo sito poteva essere. E il fatto di immortalare questo grande evento come testimonianza per riposteri. Nella tua ricerca hai avuto mh, non so, qualcosa di simile, hai ritrovato questo tipo di significato? Ah, dunque, allora, il, il fatto di andare a mh, dare un significato di carattere rituale come un orientamento su un punto particolare è facilissimo da verificare e da interpretare. Uh, il fatto invece di interpretare dei momenti specifici eh, comporta sempre una serie di difficoltà. Primo, bisogna avere la datazione veramente precisa del sito. Ora Gobel Tepe era stato addirittura datato al 15.000 avanti Cristo. Poi adesso pare che l'abbiano spostato verso il 9.000. E quindi insomma, se non si ha una datazione è molto difficile andare poi a ricercare dei fenomeni, dei fenomeni specifici. Eh, quelle che sono le incisioni che fanno pensare a determinati eh, sono sempre. Interpretabili in modi diversi e quindi qualcuno le interpreta in un modo, altri in un altro. Allora eh, è importante, proprio perché eh, l'archeostronomia è una scienza a tutti gli effetti, distinguere molto fra quello che è scientificamente accertato e quello che invece è una teoria rispettabilissima. Ma è solo una teoria. Certo. E, e, e quindi bisogna fare molta attenzione su questo. Eh, è chiaro che quando uno dice è orientato su quel punto in cui capita questo, questo chiunque può andare a verificarlo. Poi certo che c'è qualcuno che può dire: Vabbè, ma è un caso. D'accordo. Ma se io incomincio a contare il numero di siti orientati rispetto al numero di siti presenti, mi accorgo che le probabilità che fosse voluta questa cosa sono alte. È certo che uno non dice non è la certezza, no è vero, però un conto è avere delle probabilità altissime e, e, e un altro è invece avere delle teorie, ripeto, rispettabilissime ma non dimostrate. Per esempio ho incontrato il disco di Nebra, eh, quel disco rinvenuto che appartiene all'età del bronzo, forse non ho portato immagini del disco di Nebra, ma comunque insomma è una non cosa, è, non che si è un, trova. non è un problema, le troviamo allora subito. Rip... Esatto, il disco di Nebra. E qua ci sono diverse interpretazioni, una delle quali eh, dice proprio che è la rappresentazione di un'eclisse di sole che effettivamente è capitato ed era visibile in quel periodo da quel sito. Ecco, allora qui le interpretazioni sono diverse perché eh, tutti ammettono che si tratta di un oggetto a carattere astronomico. E eh vabbè, eh, le qua si vedono benissimo. Ecco, esatto, sole, quel gruppetto cioè... di stelle sono le Pleiadi. Sole e luna ci sono anche. Eh, sulla destra estrema c'è quel riporto in oro che è molto interessante, perché dal centro del disco di nebra ai due bordi di quel riporto c'è quella stessa differenza angolare che in quel luogo, perché dipende dalla latitudine, il Sole descrive fra l'estremo in cui sorge nel sostizio d'inverno e quello in cui sorge nel sostizio d'estate, cioè in pratica la diapositiva prima che abbiamo visto. Quindi in teoria poteva essere uno strumento attraverso il quale l'astronomo, il, eh, il sacerdote astronomo dell'età del bronzo, poteva determinare i punti estremi del Sole e le tacche, i puntini che ci sono, potevano determinare la stagione. Ecco, però eh, è una delle ipotesi, quindi un'ipotesi sostiene questo, un'altra ipotesi sostiene che è puramente simbolico, cioè rappresenta gli astri più importanti, appunto, sole, luna e Pleiadi e un'altra ipotesi invece dice no, rappresenta proprio un'eclisse. Questo eclisse effettivamente è avvenuto in un periodo compatibile con eh, l'uso del. perché quando si datano questi reperti, chiaramente uno o due secoli di indecisione ce l'hanno. Però, in quell'arco di tempo questo eclisse effettivamente è capitato da lì. E allora in questo caso. Mentre quelli che ritengono che sia un oggetto simbolico dicono che quella che appare in fondo è una barca, probabilmente la barca solare, eh, secondo chi dice che è un'eclisse dice no, anche l'altra non è la luna, ma in realtà invece sono due momenti diversi dell'eclisse totale e hanno anche calcolato che sono apparse le Pleiadi perché il Sole in quel momento si trovava nel toro e quindi diciamo che potrebbe effettivamente essere un evento. Però, come sempre, è un'ipotesi, è chiaro che non possiamo certo. essere certi, cioè anche le altre valgono. Certo, certo, è interessante, sì. inter vabbè. è anche difficile riuscire insomma, a, no, sì. a trovare eh, la soluzione. Di... <ride> Diciamo che adesso ci sono dei software che ci consentono di, 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 di fare dei lavori in tempi, in, in tempi decisamente rapidi. Eh, io ho studiato per esempio il sito di San Martino de Corleone ad Aosta che è straordinario con il professor Giuliano Romano dell'Università di Padova. E allora ci siamo fatti i calcoli a mano e vi assicuro che a mano, sì, la calcolatrice, ma voglio dire, la calcolatrice faceva i calcoletti, ma tutto il resto era da. Era... E vi assicuro che sono calcoli lunghi. Adesso, invece, con, con quello che. Quelli che sono i soldi. Eh, io ce n'ho una sempre a portata di mano, Stellarium. Esatto, Stellarium fa delle cose, fa delle cose straordinarie, poi ha anche, anche una valenza didattica, divulgativa, perché fa delle simulazioni tali. Per cui un conto, è se uno racconta e dice guarda che lì sorgeva, è un altro, se uno ricrea la situazione e la fa vedere, quindi, quindi veramente. È... Sì. Ma se siete d'accordo, io adesso parlerei magari di qualche popolazione storica, perché ah, allora, sì. noi abbiamo fatto un discorso siamo generale. <ride> siamo un discorso generale teorico che, ripeto, sta in piedi, ma uno può dirmi vabbè, e le prove, poi siamo andati un po a girovagare per quella che era l'Europa preistorica, a guardare i megaliti, ma poi troviamo le stesse cose presso delle popolazioni antiche. Per esempio, nell'immagine 10 vediamo l'Egitto, una delle, tanti, delle tante raffigurazioni astronomiche dell'Egitto. Questa è la tomba di Seti I. E in alto vediamo a sinistra un reticolo con dentro delle figure. Questo è fondamentale perché, mentre nell'Europa della preistoria guardavano soprattutto il sole e la luna, in Egitto, e c'è un motivo perché in Egitto i crepuscoli sono molto più brevi rispetto a quello che capita da noi e quindi il sorgere delle stelle all'alba, poco prima dell'alba, è molto più facilmente individuabile. E allora cosa avevano fatto gli egiziani? Avevano stabilito 36 stelle principali, che venivano chiamate i decani, che sorgevano poco prima del Sole, pochissimo, si dice che sono in levata eliaca, cioè si vedono sorgere, ma poi subito dopo la luce del Sole le cancella dal cielo. Una stella in levata eliaca in un giorno ben particolare. Loro avevano determinato queste 36 stelle principali e ognuna di queste sorgeva 10 giorni dopo l'altra e con queste avevano stabilito un calendario di 360 giorni, perfetto. E poi c'era anche tutto un significato simbolico, questi sono i cosiddetti decani che arriveranno anche attraverso il Medioevo, attraverso i tarocchi, gli arcani dei tarocchi sono legati ai decani, ma per loro erano delle stelle, all'origine erano semplicemente delle stelle che servivano a determinare e la data dell'anno e anche le ore della notte, perché poi potevano essere utilizzate di notte per dividere la notte in parti di tempo uguali. E quindi questa è una delle immagini che ci testimonia che c'era già un'astronomia di, di buon livello. La successiva è sempre egiziana ma è molto più vicina a noi, è il planisfero di Dendera che è conservato al Louvre e che è veramente interessante perché rappresenta un po' tutta quella che è la cosmologia de degli egizi. Le costellazioni sono già molto simili alle nostre, nel senso che sono sostanzialmente costellazioni di carattere babilonese, però nel centro si vede una figura allungata che è una coscia di toro e Rappresenta l'orsa maggiore, per loro invece dell'orsa maggiore c'era questa coscia di toro, coscia di bue, coscia di toro, ed era molto sì, è una forma individuabile, proprio lì al, al centro. Invece del dragone c'era quella figura che vediamo sopra la coscia di toro, che era un ippopotamo con un coccodrillo sulle spalle, chissà perché chissà cosa rappresentava e le altre erano abbastanza quelle babilonesi che ormai era questo è tardo del secondo secolo, quindi insomma, erano già abbastanza considerate costellazioni standard. Però invece tutto attorno, proprio sul bordo del disco, si vedono i 36 decani, quindi anche qua queste stelle, così importanti erano rappresentate sotto forma di persone, di oggetti, di divinità e di animali e questi 36 decani corrispondono appunto a questi 36 momenti diversi dell'anno. Ecco perfetto, qui c'è una rappresentazione ancora più chiara in cui si vedono le costellazioni centrali e questa serie di, di decani. Poi le quattro figure. E in piedi rappresentano i punti cardinali, poi ci sono quattro coppie, in tutto quindi sono dodici, che rappresentano i mesi dell'anno eh, dell'Egitto e del calendario egiziano, e quindi c'è proprio tutta una, una simbologia estremamente avanzata. E poi possiamo fare un salto e tornare un momento in Europa e vedere per esempio i Celti. I Celti avevano un calendario interessantissimo che è questo, esposto al museo. Eh, le Musée de Civilisations Gallo-Romaine di Lione e una tavola in bronzo che rappresenta tutto il calendario dei Celti rappresenta 5 anni. Questi 5 anni sono eh, 3 di 12 lunazioni e due di 13 lunazioni, perché il calendario solare e quello lunare non sono perfettamente in ciclo e quindi se si vuole e, e, e di solito era per motivi rituali che si faceva perché era complicato, e d'altra parte, per l'agricoltura un calendario solare era più che sufficiente. Ma se si vogliono mettere in circolo, rimettere in sincronia il periodo del Sole con quello della Luna, è necessario ogni tanto introdurre qualche lunazione in più. Eh, questa, questa ricerca, prima è stata fatta un po' empiricamente e poi si è arrivati nel V secolo a.C. con il ciclo di Metone che ha risolto il problema con un errore che però era di qualche ora ogni 19 anni, quindi insomma era più che sufficiente per quello che era l'utilizzo del periodo. Questo calendario è interessantissimo perché ha i nomi dei mesi. Ai periodi delle feste, i Celti festeggiavano, dividevano l'anno non come noi in solstizi equinozi, come noi e come la maggior parte di tutte le popolazioni antiche, ma invece la dividevano in periodi intermedi rispetto ai nostri. E quindi la festa principale, quella. Che noi diremmo di Capodanno, quella dell'inizio dell'anno, cadeva all'inizio di novembre e poi quella che si è trasformata in Halloween, perché anche nei significati eh, ci siamo, cioè l'idea di, 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 delle zucche, dei folletti di queste era il fatto che secondo loro in quella data si aprivano le porte eh, dell'inframondo e quindi questa, questa, questo legame con gli spiriti eh, poi è stato vissuto in modo diverso, interpretato in modo diverso e chiaramente nel calendario solare è stato fissato convenzionalmente, ed è stato fissato lì nel primo di novembre, ma nel calendario dei Celti era lunare e quindi scorreva. L'altra grande festa che divideva l'anno era quella di Beltane, che corrisponde all'inizio di, di maggio, e quindi anche questa è stata fissata. Poi c'erano quelle intermedie che erano meno importanti, Imbolc, eh, che cade all'inizio di febbraio, e quello che invece era la mass. Che, o Lugnasad secondo altri, perché poi a volte le edizioni eh, galliche e quelle gaeliche, diciamo se, se in Francia e in Irlanda non, 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 non erano perfettamente identiche, o Showin secondo, secondo i nomi, però sostanzialmente le feste erano, erano queste. Ecco, ho fatto un lungo lavoro per dimostrare... Che eh, il calendario di Coligny, eh, pur essendo simbolicamente un calendario di, di carattere lunare, è tra l'altro, uno dei motivi per cui mi hanno dedicato al pianetino, e eh, quelli i, i, hanno delle approssimazioni troppo grosse come calendario di carattere esclusivamente lunare, e invece se, sono, se il calendario di Coligny viene utilizzato come tavola planetaria è estremamente più preciso, tanto che consente di determinare la posizione di Mercurio, che era la loro divinità più importante, con l'approssimazione di un giorno ogni 30 anni, quindi insomma, è sicuramente come tavola planetaria funzionava molto bene. Però eh, le... nonostante... Eh, vai fai Francesco, vai, vai, pure, vai pure, No, no, no dicevo eh. nonostante, come dire, è molto parziale il calendario, i frammenti che sono stati ritrovati, eppure si è riuscito a dedurre tutto il complesso delle informazioni che vi erano iscritte? Sì, allora essenzialmente c'è circa il 50%, che già non è male, ma soprattutto siccome ci sono 5 anni, eh, i mesi sono ripetuti. E quindi eh, lì dove non si trova il nome del mese in una, okay. in una colonna, fortunatamente si trova, trova nell'altra. Per cui eh, è tutto ricostruito. L'unica cosa, ci sono dei giorni supplementari, e questi, e questi è chiaro che se ci sono nelle parti mancanti non siamo in grado di, di determinare. Però non è importante, perché tutti i giorni supplementari sono tracciati ripetendo il numero del giorno. E quindi vuole dire che. Li usavano ma non nel fi al fine del calendario complessivo, per cui lo schema del calendario ce l'abbiamo. Poi lì potevano essere altri significati, ma diciamo complementari. Quindi okay. sì, sì, la risposta è sì, benissimo. E, questo però non è circolare? cioè, non. No. non oppure, cioè, come mai? Strano ah, perché. Cosa. No, perché per loro comunque era importante avere il seguito dei mesi. E tra l'altro è costruito con così intelligenza che i mesi intercalari in più, cioè quelle due lunazioni in più, la tredicesima lunazione di questi due anni, viene inserita una in testa al calendario e l'altra esattamente a metà, in modo tale che le differenze tra il calendario solare e quello lunare non siano mai troppo grosse. Allora, eh, di fatto, poi che cosa succede? Che quando uno è arrivato in fondo a destra, poi riparte dalla prima casellina in alto a sinistra. E perché è fatto così? E, e, no, perché no? Probabilmente è, è questo il motivo. Perché, come ci dice Cesare, i Celti avevano dei secoli di circa 30 anni, perché erano 30 anni lunari e non 30 anni, e non 30 anni solari. E quindi, ripetendo cinque volte questo calendario, eh, si, cioè ripetendo sei volte il tutto, si arrivava a determinare il secolo, senza dando quindi l'impressione che ci fosse un'altra scadenza, che ci fosse un ciclo più grosso. Per cui, probabilmente per questo. Sì. Certo. Ci si è riusciti a fare un'idea di mh, quante generazioni siano corse per arrivare a questo dettaglio? Perché è chiaro che non può essere l'osservazione di una sola generazione. Certo. Allora, eh, qua, qua la domanda è molto interessante perché eh, di fatto bisognerebbe capire a monte un'altra cosa, cioè se c'è stato un passaggio diretto da parte delle popolazioni precedenti a quelle successive oppure no. Allora, mm. attualmente gli archeologi tendono a escluderlo. Cioè, i Megaliti uh, li ha fatti qualcuno, non sappiamo chi, e i Celti sono arrivati dopo, se li sono trovati, al massimo. Magari li hanno riutilizzati per qualche funzione, per qualche, li hanno considerati luoghi sacri. Come gli Aztechi eh, non hanno costruito Teotihuacan, eh, però, eh, si sono accorti che era qualcosa di particolare quindi li hanno integrati nella loro religione. Ma eh, gli archeologi tendono un pochino a eh, escluderlo. Quindi vuole dire che eh, Beh, questo calendario è un calendario gallo-romano, siamo già nel secondo secolo d.C. però eh, Plinio ci scrive del calendario dei Celti già prima, e quindi questo calendario dei Celti almeno da 300-400 anni era, era già in, in funzione. E quindi siamo sicuro almeno intorno al secondo o terzo secolo avanti Cristo, la civiltà dei Celti si è sviluppata nel sesto. Quindi, noi potremmo dire che sono almeno 300 anni di, di studio del, del cielo, eh, però è chiaro che quando sono nati i celti prima insomma, era una civiltà di Latene poi prima ancora quella di Alstatt allora dire quando sono diventati celti evidentemente è abbastanza, abbastanza arduo però sicuramente sono secoli e secoli di osservazioni, di osservazioni sì. astronomiche eh, questo ci dà però un'indicazione di quanto importante fosse per loro questo tipo di conoscenza tanto da dover creare delle strutture sociali dove magari c'erano dei sacerdoti, dei guardiani del cielo, adesso non so come definirli, che a loro volta dovevano is iniziare, istruire, formare eh, novizi alla scienza celeste. Ecco. Assolutamente poi... sì. Cioè, per esempio abbiamo dei testi di, di Cesare, del Tebello De Gallico, che ci dice che i druidi studiavano vent'anni e, e, e non scrivevano. Uno perché sapevano loro e non era il caso che si divulgasse troppo, gli mm. altri potevano anche non sapere. Due perché avevano paura che. I giovani, abbandonandosi allo scritto, indebolissero la memoria, non sforzassero la memoria a sufficienza e quindi lo vedevano, lo scrivere lo vedevano come, come un limite. Per cui eh, per vent'anni, cioè prima di diventare druido, uno. E qui siamo ancora in tempi relativamente recenti, quindi figuriamoci cosa deve essere nella, nella preistoria. Sì. Incredibile, cioè, certo alla fine poi in un villaggio magari dove c'erano 50-100 bambini uno aveva le qualità eh, certo. mnemoniche eh, certo. per intraprendere quella, quella via, sì assolutamente. Certo. Eh, certo. Se volete con la prossima certo, certo. Abbiamo, Vogliamo, altro... vogliamo, vogliamo cioè, assolutamente, le vogliamo, troppo vogliamo troppo vedere tutte. Perché questa è una tavoletta eh, d'avorio. Eh, ne hanno trovate due molto simili a Le Grand, in Francia, vicino al confine con il, con il Belgio. Le Grand era un centro incredibile, un centro probabilmente delle acque, perché hanno trovato una quantità di pozzi eh, veramente sproporzionata rispetto a quelli che dovevano essere gli abitanti di, di Le Grand. E questa tavoletta ha una sorta di sunto di tutta quella che doveva essere l'astronomia nota nel secondo secolo, ma non solo per i Celti, non solo per quella cultura gallo-romana che si era creata in seguito all'invasione dei romani, ma è un assunto, un assunto di conoscenze astronomiche. Al centro vediamo il Sole e la Luna rappresentati classicamente, come li avrebbe rappresentati un, un celta, come li avrebbe rappresentati, ma anche un greco, un romano. Intorno vediamo che ci sono le costellazioni dello zodiaco, ma è il tipico zodiaco di carattere babilonese, quello che ancora oggi negli oroscopi riportano. E quindi la, la corona, la prima corona circolare intorno a Sole e Luna è la, la, la corona che riporta le costellazioni dello zodiaco, classicamente. E, beh, qui insomma adesso non abbiamo il tempo di approfondire tutto, ma per esempio ci sono delle lettere in una corona ancora più esterna che rappresentano i, i vari pianeti, quali in esaltazione, quali in domicilio, il rapporto fra i pianeti e le costellazioni. Quello che è ancora più incredibile è che invece nella corona ancora più esterna, dove vediamo tutte quelle figure in piedi, hanno rappresentato i 36 decani egiziani. Quindi è una tavoletta che ha elementi gallo-romani, elementi babilonesi, elementi egiziani e sull'ultima corona ci sono addirittura i nomi dei decani, tra l'altro scritti chissà perché... Invertiti, ogni costellazione zodiacale aveva tre decani, perché poi avevano integrato quello che era il cielo eh, degli egizi con quello che era il cielo dei babilonesi e delle popolazioni mesopotamiche, e i nomi dei decani sono spostati rispetto ai decani stessi, cioè il primo decano ha come nome la terza casellina della costellazione e viceversa, l'unico in corrispondenza è quello centrale. Eh, poi fuori ci sono rappresentazioni di stelle, ai bordi ci sono i venti che erano personalizzati nell'antichità: i venti erano importanti come le stelle e avevano una loro funzione. E quindi questa tavoletta è veramente, veramente incredibile, un reperto unico. Unico, ce ne sono due, ma sono praticamente identiche, trovate nello stesso posto. Bellissime, bellissime. E questi, questi probabilmente cioè, erano dire, parte di una struttura erano attaccati a qualcosa. Allora, sono stati trovati e tra l'altro è curioso come il calendario di Coligny, tutti frazionati, solo che qui li hanno trovati quasi tutti i frammenti, più dell'85% mm. a differenza di Coligny, tutti frazionati e buttati in fondo a un pozzo. Come se avessero voluto nasconderli, come se avessero voluto eh, scientemente, consapevolmente distruggere questa testimonianza, probabilmente perché non ne venissero a conoscenza altri. E quindi certo. anche qui hanno fatto un lavoro di ricostruzione che, che è stupendo. Se volete, veniamo all'Italia con la prossima diapositiva perché c'è una, una civiltà sì. che, che secondo me è di un interesse che, che è spaventoso, che è quella degli etruschi. Gli, etruschi. gli etruschi avevano una sensibilità dal punto di vista religioso, erano assolutamente molto più religiosi di tante altre popolazioni, tanto che Seneca. Eh, parla degli Etruschi dicendo una, una cosa che secondo me è straordinaria. Lui dice gli Etruschi ragionano in modo molto diverso da noi Romani. Noi Romani pensiamo che il fulmine si formi per l'urto di due nubi. Gli Etruschi pensano che due nubi si urtino per formare il fulmine. Allora è chiaro che la spiegazione sbagliata è la stessa. Ma che cosa ci sta dicendo Seneca? Beh, per noi romani ci sono le nuvole in cielo, girano, si spostano i venti e eh, quando si urtano si crea fulmine. Ah, per gli etruschi no, quando la divinità vuole che si formi il fulmine perché vuole ammonire, vuole colpire, vuole distruggere, vuole uccidere, vuole punire l'empio, e eh, allora fa in modo che le nubi si urtino in modo che si produca lì il fulmine dove vuole la divinità. E, e quindi, questa differenza di concezione fra etruschi e romani è estremamente significativa. È qualcosa che ci, ci dice come, da un certo punto di vista, fossero uniti, avessero delle conoscenze in comune, ma che le interpretazioni fossero assolutamente agli antipodi. E allora, in, quella di in questa diapositiva, noi vediamo una cosa molto interessante che è la suddivisione del cielo degli Etruschi. Loro pensavano che il cielo fosse diviso in quattro parti principali basate sui punti cardinali e che ognuna di queste parti si dividesse in altre quattro caselline, ognuna delle quali era la dimora di una divinità. Da nord a est c'erano le divinità fortemente favorevoli, da est a sud mediamente favorevoli, da sud a ovest mediamente sfavorevoli e da ovest a nord non osavano neanche eh, chiamarle, nominarle, erano terrificanti. E a seconda di quello che capitava nel cielo. E loro interpretavano quello che sarebbe capitato, se, se capit poteva, poteva essere una nube particolare, il volo degli uccelli, i fulmini, soprattutto i fulmini. E Seneca ci dà una descrizione di quelle che erano le osservazioni che facevano sui fulmini, che è incredibile, e in base alla casellina in cui facevano l'osservazione si verificavano certe cose, per cui tutto questo metodo di divinazione era estremamente avanzato. E la cosa incredibile è che il, il, la ruspice etrusco tracciava proprio questo che chiamavano il templum sul terreno con il bastone ricurvo, il litus, e eh, osservavano da lì e pensavano che l'universo si riflettesse nel templum. E poi, invece, nella prossima, vediamo un'altra cosa altrettanto interessante che è il fegato di piacenza. Chissà perché gli etruschi, appunto, pensavano che tutto l'universo si riflettesse in un templum, ma poi. Che il templum a sua volta si riflettesse nel fegato di una pecora. Quindi guardare il cielo direttamente, guardarlo dal templum o interpretare la forma, le dimensioni, eventuali strane, strani particolari, colorazioni, mancanze nel fegato della pecora era esattamente la stessa cosa. E sul bordo di questo reperto incredibile, appunto trovato a Piacenza, eh, questo bronzo, vedete che rappresenta un fegato, ma poi ha anche eh, la cistifelle, il processo piramidale, il processo caudale, cioè proprio una riproduzione vera e propria, ma sul bordo quelle scritte, eh, loro scrivevano da destra a sinistra, quindi... Eh, è normale vederlo così, ci sono le 16 divinità che erano le stesse che avevamo visto prima dal, dal Tempio. Quindi gli atoloschi avevano un'attenzione una, un in queste cose che è incredibile. Così nel grande, così nel piccolo. Mi eh. sa che quindi più che fare queste interpretazioni siamo noi che abbiamo perso qualche tipo di conoscenza per strada. Sì, assolutamente. Ho sempre, questa, sempre di più questa cioè... impressione. Quando noi pensiamo al calendario, e noi non ce l'abbiamo più il calendario, abbiamo la rubrica che è un'altra cosa, cioè ci segniamo quello che dobbiamo fare, ma il significato dei giorni, il simbolo non c'è più, si è perso, e invece. So, in questo erano maestri gli Astechi, che, che, i Maya che avevano tre calendari diversi che si intersecavano e, e ogni giorno aveva 4-5 combinazioni diverse e noi l'abbiamo perso, veramente, ed è una delle cose più evidenti, ma ne abbiamo perse tante, tante altre. Mm. Se volete, adesso gioco in casa, vengo a, a Osta, Questa è l'area megalitica di San Martino de Corlean, che purtroppo in questo momento è, è chiusa per dei lavori, ma che è una struttura straordinaria: un'area megalitica con una quantità di reperti, di ritrovamenti che è veramente è, è pazzesco. Le strutture più antiche sono del quinto millennio a.C. E sono tutte orientate astronomicamente. L'abbiamo studiato nel 1991. Abbiamo trovato degli orientamenti interessantissimi sul Sole, sulla Luna e su alcune stelle brillanti. Soprattutto su Betelgeuse, che è la stella più luminosa della costellazione di Orione, ma anche altre inferiori. Un gigante mostruoso. Esatto, che con questa colorazione rossa che. E altri invece su Deneb, la stella più luminosa del Cinque. Quello che è incredibile è che, sì, sì, certo, possiamo andare anche alla prossima. Eh, la Luna, come vi dicevo, ha dei moti molto più complicati di quelli del Sole, e se uno vuole studiare i moti della Luna, deve seguirla per almeno 18,6 anni perché tutta l'orbita della Luna ruota intorno alla Terra con questo periodo. Allora, eh, dal punto di vista di un osservatore della preistoria, che non sapeva assolutamente l'orbita della Terra, l'orbita della Luna, però cosa osservava? Che la Luna aveva un moto molto più complesso del Sole. E che poteva descrivere degli archi più bassi di quello che veniva descritto dal Sole nel giorno del sostituto d'inverno e più alti di quello che poteva essere descritto dal Sole nel giorno del sostituto d'estate. Quindi, per molte popolazioni, la Luna era più importante, era più potente, aveva dei gradi di libertà in più. Che cosa succede in alcune parti? Eh, in alcune zone della Gran Bretagna, nelle ebridi, molto a nord, la Luna sembra strisciare sull'orizzonte per l'altra latitudine, ma la fa una volta ogni 18,6 anni. A Saint Martin-de-Corlean, per caso, ma forse loro non pensavano che fosse un caso, il profilo della montagna a sud segue l'orbita della Luna. E quindi una volta ogni 18,6 anni. La luna piena, nelle altre fasi come questa capita un po' di più, ma la luna piena sembrava strisciare sulla montagna e qui voi vedete la luna che emerge in parte dalla montagna e questo, questo meccanismo, questo fenomeno va avanti, Io ho preso tutte le foto, non ho ancora fatto il timelapse, non ho ancora fatto il montaggio, eh? ma dura un'ora e mezza per cui pensate che roba straordinaria per loro vedere la loro divinità che strisciava lungo la montagna che seguiva il profilo che sembrava volere avvicinarsi agli uomini e che poi mandava la luce anche eh, perché c'è una serie c'è una quarantina di stele decorate di cui molte antropomorfe un guerriero alto più di tre metri, con tutta la corazza in alto rilievo, e quindi quando la luna, cioè in piena notte, immaginate questa statua enorme, la luce della luna che la colpisce di fianco con la luce radente, sembra che queste cose escano dalla stele, per cui era anche un modo, come dire, di, di, di controllare la gente, di dimostrare la propria, la propria potenza. E quindi San Martino e Corleone è un sito unico. L'altro sito molto importante in Valle d'Aosta è il cromic del piccolo San Bernardo, c'è un cerchio di pietre che si trova proprio sul confine con la Francia e qua capitano tante cose. Allora, prima di tutto è sullo spartiacque e quindi le, le acque lì si dividono, scendono da due parti diverse. E poi c'è un, una caratteristica molto interessante, per caso, ma anche qui forse loro non pensavano che fosse un caso, dal centro del Cromwell si vede il Monte Bianco esattamente a nord, di notte lo vedete a picco sotto la stella polare. E', e è chiaro che è sempre eh, ghiacciato, ha sempre un, comunque la possibilità di riflettere la luce della luna. E quando c'è una debole luce lunare, il resto delle altre montagne non si vede, ma quella sì perché riflette. Per cui l'idea di avere in quel periodo una montagna che segnava il punto cardinale nord e che quindi forniva un'informazione così importante come l'orientamento. Qui siamo a 2200 metri di quota, quindi la gente che doveva passare attraverso quel passo aveva bisogno di orientarsi. Veniva considerato un fatto, eh, una gentilezza da parte della divinità della montagna. Tra l'altro, già la presenza di un passo era considerato una gentilezza. C'è un testo di Petronio che descrive questo passo e dice: Lì dove le rocce, scostate dalla potenza divina di Graio, si abbassano e si lasciano valicare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, già questo. Ma soprattutto. C'è un altro fenomeno che è incredibile. Nel giorno del sostizio d'estate il Cromlech eh, è avvolto dall'ombra della montagna. Perché il sole tramonta dietro la montagna più alta, ma non sulla cima, in una sella. Per cui, se possiamo rivedere un attimo l'immagine di prima, il cerchio di pietre è, eh, è, si, 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 si intravede nella parte. Eh, Quei, quelli sono blocchi anticaro, è eh, perché qui hanno combattuto, sì. quindi quelli che vedete in alto a destra sono i blocchi anticaro, invece i cerchi, il cerchio di pietre è quella serie di piccole pietre che sono in forma circolare e che si vedono di sopra della strada. Ma quello che è incredibile è che solo nel sostizio d'estate l'ombra della montagna, vedete che è falcata, vedete che avvolge il cromlech, per cui l'area sacra rimane in luce e tutto attorno ci sono le tenebre. Allora pensate che cosa dovevano pensare in quel momento le popolazioni che vivevano in quella zona, tanto che si ha l'impressione, quando andiamo e riusciamo a osservarlo, perché poi qualche volta c'è ancora la neve, a <ride> sostituto d'estate quelle quote, qualche volta è nuvolo, insomma, quindi riusciamo a osservarlo di solito una volta ogni tre o quattro anni, però quella volta è veramente spettacolare, si ha proprio l'impressione che abbiano messo lì le pietre in quel momento per celebrare questo, questo fenomeno, per cui è molto molto interessante. Eh, sì. Nella prossima vediamo invece un, un allineamento: il sole che sorge in direzione, qui siamo a Torino di via Garibaldi, che era il decumano dell'antica dell città di Roma, perché i romani avevano ereditato. Le abitudini degli etruschi, per i quali appunto la linea più importante era quella nord-sud, e anche loro, e quindi gli etruschi, orientavano le città sulla linea nord-sud, poi tracciavano una linea perpendicolare che era quella est-ovest, e tracciavano appunto il cardo e il decumano della città, perché, secondo loro, doveva essere in armonia con l'universo e puntando verso nord, che era il cardine dell'universo, loro credevano che il Moto delle Stelle fosse reale, che la città sarebbe stata in armonia. E quindi i romani, in un primo tempo, seguono i metodi etruschi e poi cambiano e invece di determinare prima l'asse nord-sud determinano prima l'asse est-ovest e qui è interessante leggere anche la parte dei gromatici che erano era un ordine come noi abbiamo l'ordine degli ingegneri l'ordine degli architetti loro avevano l'ordine dei gromatici che erano quelli che utilizzando uno strumento particolare chiamato groma determinavano l'orientamento delle città i gromatici a un certo punto invertono il metodo invece di partire dall'asse nord-sud e poi tracciare perpendicolarmente l'est-ovest, fanno il contrario. E qui c'è tutto un dibattito perché i gromatici tradizionalisti dicono: Ma voi non capite niente perché il sole, come abbiamo visto nella primissima immagine, non sorge sempre nello stesso punto ma sorge in periodi i, i, i diversi, in zone diverse e quindi facendo così create un errore enorme. E, eh, però era molto più comodo fare così e quindi i, i gromatici diciamo, di seconda e terza generazione fanno così, che è vero, concettualmente è sbagliato, ma per noi è una grande fortuna perché se noi riusciamo a determinare l'orientamento del decumano di una città capiamo in quale giorno hanno fondato la città. E quindi questo vale per Torino, l'abbiamo fatto per Aosta, Aosta è stata fondata il 23 dicembre, in occasione del sostizio d'inverno che allora cadeva il 23 del 25 avanti Cristo e si possono datare tante altre città. E se andiamo avanti vediamo anche un'altra cosa molto interessante che, che è questa eh, vicino a Torino c'è Monte Udapo che era la vecchia industria nella quale c'è Ancora adesso ci sono i resti di uno dei templi di Iside più importanti al mondo, e questo è uno dei bue, dei... in realtà erano tori, un toro api egiziano che è stato fuso lì e quindi c'erano delle connessioni strettissime anche con Iside, per cui qualche volta noi osserviamo forse con una certa superficialità, e invece, invece ci sono dei simbolismi che sono estremamente importanti. Eh, se andiamo avanti, ecco, troviamo un'altra cosa molto interessante. Eh, questa è una, una serie di, di coppelle, quegli scavi emisferici che vengono fatti nella roccia, che si trova nella provincia di Cuneo in Valmaira, al Roccieret. E quando mi hanno portato, io non credevo ai miei occhi, guardate, confrontatela con la costellazione di Perseo sulla sinistra e vedete che praticamente è, è quella. Eh, allora, un, uno, un astronomo di Pino Torinese, Alberto Cora, eh, si è divertito eh, e quando io gli ho mandato le foto, è andato su con la rotella metrica eh, e poi ha fatto il calcolo statistico per vedere qual era la probabilità che. Che fosse casuale, le probabilità sono 3 su 100 mila miliardi, cioè praticamente anche qua uno non può dire sicuro perché nessuno ce l'ha detto, nessuno ma ce l'ha scritto. No, bene, così, le probabilità no. sono tali che. E allora da lì ci stiamo eh, buttando su tutta una serie di ricerche. Di coppelle che rappresentano costellazioni. Ne abbiamo trovate tante: abbiamo trovato l'Orsa Maggiore, l'Orsa Minore, abbiamo trovato Cassiopea e stiamo facendo un lavoro molto, che non è ancora finito, ma che è molto interessante e che ci diverte anche molto perché dobbiamo anche andare a, a cercarle. E sì, il sito è veramente bello: organizzano delle visite, portano sul posto e quindi. È... Bene, ho ancora tempo? O... Io direi che possiamo andare avanti tutta la notte per quanto ci riguarda. Anche perché <ride> appassionato come sono di eh, astrofotografia per me questa sera è proprio <ride> Allora vi faccio ancora vedere un'altra cosa. Siamo sempre in Italia, stiamo facendo un po' un giro in Italia. La piramide Cestia. A Roma, e adesso insomma sarebbe un po' lungo, ma Cestio era comunque un personaggio molto importante, molto ricco, e a un certo punto eh, scrive nel testamento che se. I suoi eredi vogliono prendere la sua eredità, gli devono costruire una piramide, devono seppellirlo nella piramide. Era il periodo in cui Roma aveva conquistato l'Egitto, c'era tutta la storia fra Augusto, fra e Marco Aurelio, eccetera. Cioè era come dire, un, scusate, comunque con Cleopatra, e quindi il. Eh, Marco Antonio volevo dire, il, 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 il fascino dell'Egitto aveva fortemente influenzato Roma e, e non è l'unica, eh, è l'unica che è rimasta, ma ce n'erano almeno tre o quattro di, di piramidi in quel periodo. Allora ho fatto tutto uno studio e mi sono accorto che, che la sono, camera... se non ricordo male è riportati su un portone in bronzo le antiche piramidi di Roma, però sì. adesso non ricordo quale. Sì, no, sinceramente neanche io non mi ricordo no, quale sono E poi ci sono anche delle stampe, eh, delle stampe antiche che ci, ci mostrano che... Quindi eh, era una cosa vissuta. Allora, la camera eh, e quindi i due lati paralleli alla camera sono orientati sul punto in cui sorgeva Sirio. Sirio per gli egiziani era Iside e quindi è anche possibile che ci fosse anche un significato astronomico di questo, di questo tipo. Eh, se andiamo avanti vediamo un'altra meraviglia che è Castel del Monte. Castel del Monte è in Puglia, è una struttura incredibile perché è un, è un maniero più che un castello vero e proprio, una dimora, è a base ottagonale. Eh, voluto da mh, Federico II, anche se qualcuno dice che forse c'era già prima, che insomma, in qualche modo lui l'ha solo perfezionato. Eh, però è, è tipicamente nella mentalità di Federico II costruire, fare costruire una cosa di questo tipo. Ottagonale, con lettori ottagonali, lo stiamo studiando, anche questo ha delle configurazioni di carattere astronomico, ma eh, probabilmente ne ha eh, molte anche di carattere simbolico, l'ottagono rappresentava un po' l'infinito, rappresentava quella che era eh, la concezione di tutto ciò che, 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 che era eh, intellegibile, che, che era appunto infinito e quindi c'è anche tutta una profonda eh, caratterizzazione di carattere simbolico e poi se vogliamo fare un salto anche ah, eh, bene questa è la cattedrale di Bari pensate che hanno riscoperto solo recentemente che la cattedrale è orientata in modo tale per cui nel giorno del sostizio d'estate e tutti gli anni fanno una celebrazione particolare fanno una vera e propria rappresentazione nel giorno del sostizio d'estate la luce di quel rosone che vedete in fondo, del rosone della chiesa, si proietta su quel mosaico a forma di rosone che c'è nel centro della chiesa. Capita solo nel giorno del sostizio d'estate, le luci si avvicinano, si vede questo fascio che parte da lì e che, e che colpisce esattamente il, il rosone. Ma la cosa interessante è che si era persa la... la la notizia, di questa, la notizia storica di questa cosa. L'hanno riscoperta recentemente quando hanno spostato i banchi della chiesa che prima coprivano anche il, il mosaico e quindi ci dà un'idea di come eh, nell'antichità avessero delle attenzioni enormi che poi noi qualche volta tendiamo proprio un po' a, a sottovalutare. Se usciamo dal continente e andiamo in, in Messico che... Ecco sì, grazie. Qui si vede perfettamente il fenomeno, come, come combacino perfettamente quelle che sono le luci del rosone con quello che è il mosaico a terra. E si era e... perso, incredibile! E si era perso, ah. incredibile, incredibile, veramente, veramente, si era perso. Eh, chissà quante chiese hanno fenomeni sì, di questo tipo, sicuro. poi magari anche solo per l'organo: hanno messo un organo che ha coperto oppure non hanno più rifatto il pavimento nello stesso modo. Chi lo sa. Ecco, qui siamo invece a Teotihuacan, piramide, questa è la piramide della Luna, eh, molto importante, eh, eh, tutto il complesso è orientato astronomicamente, c'è un grosso significato sulle Pleiadi eh, che per loro erano estremamente importanti. Nella prossima vediamo la piramide del Sole che è ancora molto molto più grossa, di fatti eh, possiamo scorgere... Quelle che sono le persone in alto sulla, sulla piramide del sole abbiamo un'idea delle, delle dimensioni, è qualcosa di incredibile, vedete quei puntini in alto sono le persone che eh, sono, sono salite, si può salire, si può andare agevolmente attraverso quella scalinata centrale e tutto questo complesso è enorme, è incredibile, però appunto la civiltà di Teotihuacan, la civiltà che l'ha costruito, poi si è persa e successivamente è stata rioccupata dagli Aztechi. Che le hanno chiamate Piramidi del Sole e della Luna, ma le hanno chiamate loro perché pensavano che veramente il Sole e la Luna fossero sorte su quelle piramidi. Invece, se andiamo ancora oltre, vediamo la, una struttura dei Maya, il Castiglio, che è bellissimo, è una rappresentazione di tutto l'universo dei Maya. Per esempio, i gradini di quelle scalinate sono 91, ma sono 4 più. Il Teocalli, quella struttura che c'è in cima, sono 365 come i giorni dell'anno. Ci sono del, degli inserti rettangolari, dei bassorilievi rettangolari, sono in numero di 52, come il periodo del fascio di anni in cui ritornavano in ciclo i, gli anni dei Maya, come quelli de, degli Aztechi. Ma qui c'è qualcosa di più. Eh, questa piramide non è orientata astronomicamente e questo sembrava un po' strano, perché uno dice come vanno a costruire una cosa di questo tipo e poi non vadano all'orientamento. In realtà è stato scoperto successivamente, la piramide è a gradoni e quindi nei giorni vicini agli equinozi, il sole produce un gioco di luce, per cui la luce passa in parte, ma i gradoni la fermano e il Sole produce serpente. tutta quella serie di triangoli luminosi che vanno a innestarsi sulla testa di Kukul Khan, il serpente piumato, il che era la loro principale divinità, e si, si verifica ancora quindi. adesso. Mano a mano che il Sole scende, quei triangoli si spengono uno a uno, e rimane solo la testa di pietra del serpente di pietra, e quindi anche questa è una cosa incredibile. Sì. 52 come altro, tra l'altro, le settimane, no? 52 settimane. Sì, 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 però non, cioè loro non, non avevano questa, no, questa condizione, quindi è un, è un caso. E se vediamo il prossimo, abbiamo un'idea anche di quello che era l'astronomia degli Aztechi, qua addirittura questa è, è la, la pietra del Sol, che no, non è pietra del sole, ma pietra dei soli, perché per loro i soli erano le ere. Difatti, al centro c'è la rappresentazione. Del sole, Tonatiu, la divinità più importante, quella a cui sacrificavano un sacco di gente perché credevano che avesse bisogno di sangue per mantenere il suo moto nel cielo, e intorno a Tonatiu ci sono quattro cartigli che rappresentano le quattro ere passate. Eh, gli Aztechi erano convinti che ci fossero state quattro ere. Tutte terminate con delle, con delle catastrofi e, e che noi stessimo vivendo nella quinta e ultima, perché secondo loro dopo la quinta non ci sarebbe più stato nulla, l'universo si sarebbe dissolto, il sole si sarebbe perso e eh, non ci stanno andando molto lontani, ma sono molto <ride> eh, Ma poi, tra l'altro, quello che adesso vabbè, non vorrei buttare degli elementi, no. ma loro dice: cioè ognuna di queste è terminata con una catastrofe. Quindi eh, c'è la pioggia di fuoco che vuole dire le eruzioni, c'è la le inondazioni, gli uragani eh, questa secondo loro dovrebbe finire con i terremoti ah, e, la cosa, e la cosa interessante è che secondo loro l'universo poteva finire solo ogni 52 anni e osservavano la, leva, la, la culminazione delle Pleiadi nel cielo, naturalmente facevano i soliti sacrifici, uccidevano la gente il coso. e poi quando le Pleiadi avevano una certa configurazione si rassicuravano e erano sicuri che per altri 52 anni l'universo avrebbe resistito e poi si ripeteva. La cosa curiosa è che la prossima volta in cui sarebbe caduto tutto questo è nel 2027 e quindi insomma... È... Questo era, era, era il ciclo, secondo me. Eh, non lo so se abbiamo fatto bene a fare sta puntata a questo punto, <ride> ma lo dico perché ho scritto un libro per spiegare perché, perché questo calcolo. Quindi... Qual è il libro? Qual è il titolo del libro? Il titolo è. Codex 2027 che viene, Codex viene dai codici, che erano i testi su cui scrivono gli Aztechi, che sono quelli sulla base delle quali abbiamo fatto questa, ah, okay, e questo titolo è Il cielo degli Aztechi e la fine del mondo. Ma non finirà, ecco, siamo tranquilli. Però loro l'avrebbero creduto. Questo sì, questo sì. Vabbè, allora do, facciamo una cosa. Eh, Guido, purtroppo per te sei precettato per una nuova puntata con la presentazione di questo libro. <ride> Va bene, volentieri, volentieri. <ride> il... Abbiamo ancora un, pa un paio di. Cioè, anche nel 2027 ci troveremo qui a vedere oh, se no? cosa succederà perché no? Mi calcolo il momento giusto secondo gli <ride> aspetti. Esatto. Esatto. Basta che non ci creda la gente, ma insomma, eh, se volete il calcolo, ve lo faccio va bene, bene, va bene. E ho ancora due immagini: una è di un posto molto particolare è il Senegal. <ride> In Senegal sono andato a studiare questi cerchi di pietra. Fra Senegal e Gambia ci sono 30.000 menhir eretti e sono dei cerchi di pietra molto particolari, molto interessanti. Eh, non ho ancora finito lo studio astronomico, ma già posso dirvi che ci sono delle cose molto, molto particolari. Quello che vedete sulla sinistra, vestito d'azzurro, è il capo del villaggio, senza il quale giustamente uno non può accedere al sito, quindi prima abbiamo dovuto chiedergli il permesso e poi insomma, ho potuto fare le, le mie misure. C'è ancora un'immagine che è quella che è un po' come dire, la, eh, è un po il, eh, la morale del libro. Cioè, eh, il libro si intitola Cieli perduti per un motivo ben preciso: perché noi pensiamo che i cieli delle popolazioni antiche siano perduti. E in realtà, non è così: si ricostruiscono a volte a fatica qualcuno meglio, qualcuno meno, a volte parzialmente, ma si ricostruiscono. L'essenza di quei cieli noi la conosciamo, la conosciamo tutta, poi ci possono sfuggire dei particolari, ma quello che vedevano le popolazioni antiche nei cieli noi lo sappiamo. E invece il rischio è un altro, è che nell'inquinamento luminoso, qui vedete una carta dell'Italia, ma l'Europa non, non è messa meglio, nell'indifferenza, nel fatto che... C'è un certo materialismo dominante, una certa superficialità. Con Internet ci sembra di sapere tutto, poi in realtà non approfondiamo nulla. Ecco che in base a tutta questa indifferenza, a questa condizione, il vero cielo perduto diventa il nostro. Ecco perché io vi ringrazio, ringrazio voi che avete organizzato questa cosa. Ringrazio chi ci sta ascoltando. Eh. E guardare il cielo è ancora un'esperienza unica, è ancora a fonte di grandi sensazioni, anche solo a occhio nudo: non è necessario avere degli strumenti enormi ma veramente bisogna riscoprire quello che c'è nel cielo, noi l'abbiamo perso e allora fare queste cose, questi incontri, parlarsi, descrivere è ancora il modo migliore per fare sì che il vero cielo perduto non sia, non sia il nostro, quindi insomma io ringrazio voi e coloro che ci hanno ascoltato. Sì, assolutamente. Tra l'altro dentro questa carta vi posso assicurare, se andate a cercare uno dei... Siti in Italia che subisce meno l'inquinamento luminoso sta proprio qua in Calabria, oltre alla monte, il versante ionico che da su questo mare assolutamente scuro, buio e si fa un'ottima un astrofotografia. Con dei certo. amici, ci direttiamo spesso. Insomma, d'estate soprattutto. Va ah, bene, no, bravo, in... bravo. Inferno, salire ah. su e diventa <ride> complicato. Va bene, allora è stata un'esperienza affascinante. Mm, sì. mm, diciamo eh, sono un po' rimasto sorpreso, sorpreso, però sono convinto che insomma le avrei attenzionate. Ci sono una marea di siti interessanti in Sardegna, soprattutto le tombe dei giganti, che sembrano essere molte delle stesse, allineate con uh, stelle e costellazioni: i, come dire, i vari tumuli presenti da quelle parti. Ti, ti, in qualche maniera ti ha anche questo argomento. Sì. Sì, mm. sì, certo, certo, sono stato diverse volte. Tra l'altro eh, non sono riuscito ad andare adesso, ma mi hanno invitato anche a osservare un fenomeno incredibile. Forse, credo che non sia difficile trovare delle immagini del Pozzo di Santa Cristina. Santa Cristina, infatti era quello che mi stavo riferendo, esattamente. Bravissimo. Perché è una delle allora, la Sardegna è, è, è piena di siti orientati di tutti i tipi. A partire dai nuraghi che hanno gli ingressi orientati su determinate stelle, le tombe dei giganti che sono allineate in un determinato modo sì. che hanno delle protomitaurine perché anche tutta la costellazione del toro la simbologia del toro è incredibile e, 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 e dall'alto molte tombe dei giganti richiamano il toro ecco questo è il pozzo di Santa Cristina che è veramente incredibile eh, è un pozzo sacro, quindi non serve per attingere dell'acqua perché l'apertura è troppo stretta e poi è 6 metri sotto e poi è un troppo pieno addirittura sì. per tenere l'acqua alla stessa altezza, quindi se avessero voluto eh, prendere dell'acqua eh, lo costruivano in modo diverso. La scalinata scende per 6 metri e si arriva all'acqua. All Quello che è incredibile... È che allora io vi dicevo che la Luna, in determinati periodi, descrive degli archi più alti dell'arco che il Sole descrive nel giorno del sostizio d'estate. Quello che è incredibile è che se noi misuriamo dal bordo del pozzo, in fondo, all'apertura del pozzo, troviamo tra 11 e 12 gradi. Poi l'hanno misurato diversi autori con degli scarti di un decimo di grado, ma non è quello che, che cambia, che è esattamente. La distanza angolare alla quale si trova la Luna quando descrive questi archi altissimi. Per cui in concreto vuole dire che la Luna in fondo a quel pozzo può specchiarsi una volta ogni 18,6 anni, e la Luna piena, nelle altre fasi può capitare, ma sempre comunque in quel periodo. Ed è una cosa incredibile, cioè eh, nel, nel 1500 si erano già accorti di questa cosa, avevano costruito questo osservatorio astronomico, perché di fatto poi sicuramente sì. aveva anche. Degli aspetti di carattere religioso, di carattere simbolico, di carattere rituale. Ma è incredibile. Avevano già costruito una struttura di questo tipo ed erano riusciti a pianificarla in modo che la Luna si specchiasse lì solo quando raggiungeva la massima altezza sull'orizzonte, per cui è una cosa veramente incredibile. C'è poi anche l'altro effetto, che ecco, che è quella della carta da gioco che eh, il, la scalinata è orientata verso est, quindi nei giorni degli equinozi il sole è alle spalle, se uno si pone sulla base del, eh, del pozzo, in fondo alla scalinata, ha la propria ombra che viene proiettata, e poi l'acqua riflette la luce intorno all'ombra, in modo che c'è un'altra immagine lungo la parete, per cui eh, è l'effetto un po' da carta da gioco, uno si vede eh, proiettato sia, in positivo che in negativo no, eh, ma è caratteristica... incredibile ma, cioè, ma come facevano a fare questi lavori cioè, eh, avevano aveva... le conoscenze stra... strabilianti sì sì, avevano veramente una capacità incredibile perché osservavano, perché avevano interesse a farlo, perché erano estremamente motivati. E poi è chiaro che magari quello che riusciva a fare questa cosa era uno: è chiaro che magari eh, sceglievano quelli che erano più predisposti, li curavano, li, 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 li tiravano su in un certo modo. Ma di fatto avevano delle capacità incredibili: sì, sì, sì. Io avrei un'ultimissima domanda se si può. Meno Fai, domande... Poi allora, prima di fare la tua domanda, voglio ricordare ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa che possono mandare audiomessaggi e video messaggi a questo punto per fare voi delle domande. Al 353 3515 104 Poi, se qualcuno vuole si può interfacciare con la nostra piattaforma di Telegram. E poi adesso potete fare anche qualche telefonata. Però non ci attaccate i pipponi perché <ride> cose veloci, <ride> leggere. Eh? <ride> Va bene. Vai, vai Elisabetta, vai con la tua eh, domanda. Ehm, All'inizio no, ho detto che l'argastronomia è una disciplina che non da tutti, insomma, che ha, ha avuto nella sua diciamo, evoluzione degli ostacoli. È ancora così? Cioè, come è vista adesso dal punto di vista dall'accademia, diciamo, dal, dall ecco, dal, dagli altri studi? Va molto meglio, nel senso che eh, ormai è riconosciuta come, come, come scienza. Eh, mm -hmm. A volte mh, ci sono ancora dei dubbi, qualcuno contesta l'idea della Luna, dei lunistizi, dei... però l'archeostronomia la, come scienza ormai è accettata da tutti. Eh, io il primo studio che ho fatto è stato nel 1987. E quindi ho vissuto tutte queste fasi, eh, oserei dire, di, di ostilità. Io mi ricordo proprio una volta, ehm, una, in un convegno, la sovrintendente eh, di una regione alla quale io ho detto, ma se è possibile accedere a qualche sito, eh? e lei eh, mi ha guardato in modo strano e mi ha detto, guardi, i siti non sono mia proprietà. Quindi lei ha perfettamente il diritto di andare, prendere le misure, fare tutto quello che vuole, e mi dica non c'è nessun problema, ma non mi coinvolga perché io in queste cose non credo e non voglio assolutamente sapere niente. Ma io comunque l'ho apprezzato il fatto che però, come dire, eh, pur tenendoci a farmi sapere che lei non era d'accordo, però dal punto di vista ah. di quello che era l'accesso mi ha detto ci mancherebbe non è mica roba mia lei ha perfettamente diritto e quindi eh, però è, è sintomatico di quello che era mm. di quello che era e, e, e poi per questi studi, appunto, mi è stato dedicato un pianetino nel 2005 e io l'ho vissuto con grossa soddisfazione, perché è sempre una soddisfazione in sé, ma nelle motivazioni c'era proprio l'archeostronomia. Allora, eh, il riconoscimento dell'International Astronomical Union che. Eh, attribuisce conferisce un pianetino per motivazioni di archiastronomia per me è stato il cavallo di battaglia perché eh, diceva e non lo dico io c'è cioè un certo. organismo internazionale che insomma è lo riconosce al, va al valore eh. del lavoro svolto certo assolutamente eh. sì ma era anche un riconoscimento sì. all'archiastronomia in sé certo, certo, e quindi certo. questo, era, questo era, era fondamentale e poi diciamo che un po per, perché eh, All'inizio erano veramente pochi i siti studiati da questo punto di vista, i metodi non li conoscevamo in tanti, quindi a fare questi studi non eravamo in molti. Ma poi quando la cosa è diventata più semplice, quando anche tutta l'informatica, appunto i software hanno dato una mano enorme, e alla fine l'evidenza ha convinto anche i più, i più scettici. Ripeto, qualcuno ci avanza a volte ancora dei dubbi specifici su per esempio i punti estremi della luna, ma eh, dal punto di vista invece di quello che è la, la considerazione dell'archeostronomia, assolutamente ormai è, è accettata come scienza. Sì. Per esempio sì. l'allineamento di Tiguanaghe Pumapun con la porta del sole lì è al di là di ogni ragionevole dubbio, voglio dire, il sole professionale. Ci cose che, ecco, esatto, uno per quanto possa essere eh, portato a una posizione scettica non può proprio non... Cioè diciamo che negli ambienti scientifici c'è sempre gente molto razionale, che quindi a volte parte anche magari con qualche, qualche idea, però poi di fronte a quella che è mm. l'evidenza non può che... Che accettarlo, eh. sì. allora um, ci sono dei nostri amici che stanno facendo delle domande. Gliene giro qualcuna, sì, questo interessa perché vabbè scelgo quelle che interessano me, <ride> no? Anche perché sono stato su questo sito e abbiamo fatto delle pratiche è veramente un posto incantevole, poi se sia naturale, ricavato, insomma, manipolato dall'uomo. Andiamocela a leggere. Rossella Zappala chiede cosa può dirci del complesso megalitico dell'Argimusco in Sicilia, se ne ha notizia. So che è stato studiato anche sì, da Bopal eh... Sì, lo stanno studiando, è estremamente promettente. Mi avevano anche invitato, io, però purtroppo non, non posso girare a studiare, <ride> a studiare tutto perché è, è molto molto promettente, molto molto interessante. E adesso diciamo che aspettiamo quella che è, come dire, una sorta di, 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 di pubblicazione. Di... Però, lì orientamenti ci sono. Quindi diciamo che eh, forse va ancora un po' sistematizzato. Ma è uno dei siti più interessanti della, della Sicilia, è un sito molto interessante anche dal punto di vista italiano. Sì. Quindi sì. andiamo avanti. I calendari Maya sono stati l'evoluzione dei complessi megalitici per misurare il tempo e le stagioni, eh, dunque, eh, di solito nelle zone dei Maya, eh, complessi megalitici non, eh, non ce ne sono. Eh, ce ne sono non solo in Europa, ce ne sono appunto in Senegal, in Africa, ce ne sono in Asia, ce ne sono eh, in Corea, ce ne sono nel Nepal. Eh, nel Nord America qualche piccola cosa è stata trovata, nell'America centrale però non c'è una cultura, come dire, dei megaliti. Dei e e d'altra parte i calendari... si Maia, Aztechi eh, sono dei calendari strettamente legati a quelle che sono le loro forme di religione e quindi eh, sono per così dire eh, originali. Magari li hanno già creati gli Olmechi che sono precedenti a, 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 a Maya Stechi, eh, anzi, qualcuno tra gli archeologi c'è qualcuno che dice che sicuramente è così. Eh, allora, io preferirei dire che molto probabilmente è così, ehm, però è una struttura calendariale decisamente... Originale ed è originale anche per l'attenzione nei confronti del pianeta Venere, perché poi alla fine tutti questi calendari entrano in circolo con quello che è il ciclo di Venere. E, e questo non ha corrispondenti in, in Europa. Per cui da questo punto di vista, no, possiamo dire che i calendari mai aztechi sono, sono originali, o, comunque, se hanno delle radici, sono presso altre popolazioni centroamericane. Okay. Sentiamoci anche qualche domanda che è arrivata audio, aspettate, eh, che mi monitoro anch'io, se no non sento niente. Dunque, vediamo un po' vediamo se riesco ad aprire questa. Eccola qui. Buonasera, Francesco, buonasera ai tuoi ospiti. E niente, volevo fare una domanda al professore. Volevo sapere cosa pensa della tribù dei Dogon e delle loro conoscenze. Mm, straordinarie, uh, visto che comunque sono attributi, tra virgolette, primitivi. Mm, volevo sapere cosa ne pensa il professore. Grazie, sì, buonasera. Sì, le conoscenze su Sirio A, Sirio B, diciamo un, un, un opar antropologico. <ride> Allora, le, io vi dico quelle che sono le idee più, come dire, recenti. Eh, gli archeologi pensano che queste conoscenze siano una forma di, eh, come dire, inquinamento recente cioè eh, come, come spesso capitava eh, le popolazioni africane erano molto eh, colpite da quello che era il sapere dei missionari da quello che erano le cose che insegnavano i missionari tanto che ci sono state molte conversioni molte eh, eh, e eh, tra i missionari appunto che che erano in quelle zone c'era gente che era appassionata di, di astronomia difatti il, eh, il l'importanza di questa storia di Sirio A e di Sirio B è, è poi emersa da dei riti che loro facevano e nei loro riti loro avevano sviluppato una forma di sincretismo nei confronti della religione cristiana, cioè non hanno rinunciato ai loro riti, ma hanno inserito eh, delle, delle, delle sovrapposizioni di carattere cristiano e quindi qualcuno dice che loro non erano per così dire in grado di distinguere fra quelli che erano gli insegnamenti teologici dei missionari e quelli che erano le cose che loro insegnavano sulla natura fra le altre quelli dell'astronomia e quindi hanno fatto eh, un po' di tutto erba un fascio e hanno inserito nei loro riti, nelle loro credenze, nelle loro tradizioni questa eh, concezione di Sirio A e di Sirio B. Io vi dico solo però che questa è la cosa più recente in questi campi è evidente che poi a volte eh, scoperte eh, ulteriori o, o poi interpretazioni diverse possono anche prendere il sopravvento. Certo che è molto particolare questa cosa che conoscessero l'idea di una stella doppia e soprattutto di una stella che a occhio nudo non è assolutamente invisibile. Sì. 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 Dunque stanno arrivando anche dei saluti, un caro saluto e complimenti a Guido, io lo conosco personalmente, siamo con Cittadini, abbiamo fatto il mille insieme. Mirko Burato, ti saluta. Eh, grazie, un abbraccio saluti, Un abbraccio a Mirko. <ride> allora, vediamo un po' che altro abbiamo sotto mano. Allora, qualche altra domanda? Sì, questa potrebbe anche essere. Secondo me, questa puntata conferma che millenni fa c'era una civiltà unica o quantomeno in, com in comunicazione e un forte interscambio tra i vari continenti. La civiltà primigenia che in qualche modo mm. poi si è divisa in giro è una teoria, insomma. Quanto tempo eh, ho per rispondere? Perché questo è articolato, no, però è molto importante. È... Sì, sì, sì. Allora, no, giusto... eh, dunque. Io non sono un archeologo, quindi come dire, non voglio eh, entrare a gamba tesa su quelle che sono le loro, le loro idee. Eh, qui, periodicamente, mh, soprattutto per quello che sono i megaliti, eh, ci sono delle teorie che dicono: eh, ma quindi c'era una civiltà megalitica unica che costruiva nello stesso modo, che aveva le stesse credenze, le stesse, e, 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 e poi sono rimasti in alcune zone, ma in realtà c'era un fondo. Ma ehm, il, eh, la teoria attuale degli archeologi è che in realtà non sia così, cioè che avendo a disposizione gli stessi elementi, le stesse strutture, le stesse situazioni, avendo le stesse esigenze, eh, gli uomini eh, abbiano costruito... In tutti, i, in tutti questi punti, indipendentemente i loro, i loro megaliti. Però, ripeto, questa è una competenza degli archeologi, io non voglio intervenire. Io vi posso solo dire, eh, sulla base di quello che ho studiato io, che per quanto concerne il simbolo della spirale, mi sono posto il problema. Allora, noi troviamo, dunque, innanzitutto, io vi ho parlato del moto del Sole e sì. eh, noi immaginiamo quindi un uomo del Neolitico che osserva il Sole, che vede questi archi, se adesso immaginiamo che abbia la capacità di fare uno sforzo e che probabilmente ritenendo la Terra piatta, vedendo che il Sole scompare da una parte e poi il giorno dopo riappare dall'altra, passi sotto, per così dire, eh? teniamo conto che non aveva idea della sfericità della Terra, credeva che i moti delle stelle del Sole fossero reali e non apparenti, eccetera, eccetera. E poi vede che descrive l'arco più alto, ha l'impressione che stia descrivendo proprio una spirale. E, 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 e questa spirale, dal sostizio d'inverno al sostitio d'estate, cresce. E poi, yeah. viceversa, dal sostizio d'estate al sostizio d'inverno, decresce. Allora, la doppia spirale, eh, secondo questa, questa, questo, questo studio che ho fatto, rappresenta il moto del Sole nel cielo. E quello che è interessante è che ci sono conferme sul territorio. E per esempio a New Grange ci sono, a Gavrinis ci sono, sono nelle stesse posizioni. Simbolicamente rappresentano in determinati punti quelli che sono i momenti dell'anno corrispondenti. E quindi anch'io a un certo punto ho detto: Ma quindi c'era un, una sorta di, eh, di, 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 di civiltà unica che ha diffuso questa idea della spirale. E ho dovuto fare mh, ragionevolmente una marcia indietro. Quando mi sono accorto che c'è una struttura del genere perfettamente identica a doppia spirale che segna i punti degli equinozi e dei sostizi con, lo stesso esatto, con la stessa esatta concezione della preistoria europea a eh, Fayadabut, che è una zona della California dove c'erano gli anasazi sì. indiani d'America che eh, sono cioè, distanti ma non solo geograficamente da New Grange, da cosa... ma nel tempo. Eh, quindi pensare che ci sia stata una, una sorta di, 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 di diffusione della, della spirale che, che, che ha toccato Gavrinis, New Grange e, e, e Faiadavut è praticamente impossibile. Allora, la spiegazione che io mi sono data, ma ripeto, relativa alla spirale, a questo simbolo, è che vedevano la stessa cosa, l'hanno rappresentata nello stesso modo. Io non so se questo possa essere poi trasferito tu cur ai megaliti e a una civiltà eh, precedente, però è, po è, è possibile che eh, le stesse esigenze, lo stesso metodo, lo stesso modo di osservare abbiano portato agli stessi risultati senza necessariamente prevedere una civiltà unica. Però ribadisco, è una risposta che devono dare gli archeologi. Io di formazione sono un astrofisico, quindi non, non... Certo, sento certo. di, di sì, intervenire. Sì, sì. No, è interessante, interessante perché no, anche per il pubblico che è a casa, noi portiamo qua degli ospiti e, e li, li facciamo parlare delle loro delle loro ricerche proprio per dare più strumenti, più punti di vista, più tipi certo. di ricerche, in modo che poi abbiano gli strumenti per trarre farsi una una, una idea certo. eh, aut autonoma, no? E quindi eh, è bello anche sentire proprio più, più voci rispetto a uno stesso certo. tema. Questo è molto importante per noi. Quindi bello, molto molto bello. Sì. Basta. Un allora, modo <ride> di se... giuggiola, insomma. Sì, sì, sì. Allora se non c'è, cioè, se non ci sono altri. Stavo guardando, stavo facendo, stavo cercando sulla nostra piattaforma di Telegram che adesso condivido anche come schermo, se non ci sono altre reazioni, interazioni con il pubblico da casa. Io direi che ci possiamo tranquillamente riaggiornare una nuova puntata. Facciamola facciamola assolutamente eh. perché no, sì, sì, è stata per me super super affascinante, interessante. Poi ripeto, insomma, sì. c'è una passione particolare per l'astronomia la, per e per la fotografia astronomica per me è stato un viaggio affascinantissimo questa sera quindi grazie. per noi quando vuoi venire sei ospite gratitissimo più che ospite amico a questo punto diciamo <ride> grazie, grazie Elisabetta grazie sempre per darci questa opportunità di insomma scoprire e conoscere persone assolutamente eccezionali allora a te per le conclusioni, le riflessioni finali, Elisabetta, eh, io ho monitorato il tuo canale, ah, sta andando bene, no. <ride> la teniamo come prima, e poi vediamo nel, alla fine dell'anno dove, dove arriviamo con queste live Dai. su Elisabetta. Dai, sì. Io ringrazio tutti, ringrazio il pubblico, ringrazio il professore. E sono davvero contenta appunto di poter parlare e portare qui. Eh, le persone che hanno una passione perché non so se avete sentito l'entusiasmo del professore io eh, mia, proprio, mi sono proprio galvanizzata perché ho sentito la passione eh, di, di questa ricerca che sta portando avanti e che eh, spero sia sempre più eh, notata sia sempre più in auge perché l'archeastronomia appunto è recente ma ha bisogno ancora di fare molta strada quindi tornerà con noi parleremo dell'altra ricerca appunto dell'altro libro di riferimento ricordo questo ceni perduti Ah, naturalmente qua abbiamo fatto una brevissima sintesi all'interno del testo si ampliano ancora di più orizzonti cioè eh, il professor Cossard fa ulteriori, ehm, parla di ulteriori territori che non abbiamo avuto modo di esplorare stasera quindi mi raccomando, se siete appassionati, leggetelo perché è molto molto bello. Ringrazio tutti. Bene, Guido, a te per le conclusioni finali rispetto a questa puntata. Io ti ripeto, spero che tu abbia in qualche maniera trovato gradevole il nostro format e voglia ritornare. Volentieri, certo, volentieri molto. E poi è molto bello anche così come chiacchierata senza cose troppo schematizzate, troppo troppo studiate. E quindi grazie tante a voi di avermi invitato, grazie a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di, di seguire eh, fino adesso e, e mi raccomando, guardiamo il cielo e come, come si dice tra astronomi, cieli sereni che è il saluto l'augurio più bello che si possa fare. Assolutamente. Benissimo. Allora, soltanto prima di lasciarci andiamo a vedere quali sono le le live di domani che abbiamo in scaletta, ci vediamo alle 18 con Paolo Grimaldi, più o meno rimaniamo sullo stesso tema, cicli planetari ed evoluzione spirituale. E poi alle 21 siamo, no, scusate, alle 18 siamo con Gabriele Sannino, il mondo sotterraneo del Deep State, un'indagine su quelli che sono probabilmente gli agganci che vedono le strutture. Sovragovernative. E poi la sera con Paolo Grimaldi, Cicli Planetari ed Evoluzione Spirituale. Va bene, è veramente tutto per questa serata. Come al solito, non ci lasciamo col grido di battaglia. Elisabetta, state guerrieri, restate guardinghi sempre a domani, grazie, buona serata. Alla prossima. Ciao a tutti, ciao.